Ciao a tutti, come state? Come va? Tutto bene? Spero di sì. Oggi sono stata un po' in giro, sono andata a fare un pochino di acquisti e ve li voglio mostrare. Qui dietro di me vedete il mio piccolissimo albero di Natale, di cui comunque sono molto orgogliosa. E niente, partiamo subito con gli acquisti. Oggi sono stata da H&M, sono stata da Forever 21, poi sono andata da Calzedonia, sono stata da Tiger, l'immancabile, e poi sono andata a dare un'occhiata da Super Drag. Ok, partiamo, vi faccio vedere per prima cosa quello che ho preso da H&M. E c'erano tante cosine proprio a tema natalizio, a tema insomma tutte cose molto sbrilluccicose per le festività, per le feste insomma natalizie. E allora io ho preso questo, diciamo, maglioncino, però non è proprio un maglioncino perché è super trasparente, comunque è così argentato. Mi piaceva, molto molto carino e festivo, e questo lo metterò sopra questa gonna che ho preso sempre da H&M, ed è una gonna ampia stile anni 50. Lo so che quest'anno va non gli anni 70, però a me gli anni 70 non piacciono per niente, cioè dal punto di vista politico, storico, gli anni 70 sono molto importanti e mi piacciono, però dal punto di vista della moda non mi piacciono, non mi piacciono i pantaloni a zampa, non mi piacciono le vite basse, non mi piacciono le frange ovunque, no. Mi piacciono invece, mi piace lo stile appunto anni 50, perché sulla mia fisicità va meglio, e quindi ho preso questa gonna, appunto, non so se si capisce, però ampia così, e il colore è blu, è un blu, però ha poi tutti questi ghirigori neri, e sul manichino c'era questa magliettina abbinata, e quindi io l'ho presa, così che non mi sono dovuta sforzare per niente a pensare cosa ci metterò sopra. Ci metterò questa che ho preso lì. Vi dico, la gonna costa in euro 39,99 euro, quindi 40 euro di gonna. Voilà. E quest'altra cosa non lo so quanto costa, perché non ci sta non c'è scritto. Vediamo un po' se c'è scritto nello scontrino. Sì, nello scontrino c'è scritto e costa 24, però questo è in pound, comunque questo costa 24,99 pound. E poi ho comprato anche una magliettina che era proprio carina, questa la metterò sotto un maglioncino pesante, e comunque questa maglietta con il fiocco, secondo me proprio carina, e questa costava soltanto 7,99 pound, in euro dovrebbero essere 10 euro più o meno. Ok, e questi erano i miei acquisti da H&M. Vale. Adesso veniamo a Forever 21. Cosa avrò comprato mai da Forever 21? Forever 21, di solito non trovo quasi niente da Forever 21. Ho preso questo, un cappello morbidoso. Io adoro questo tipo di tessuto, che io chiamo lana pecora. Comunque è troppo, troppo carino, caldissimo, quindi ho detto ok, mio. E questo qua l'ho pagato 8 pound. Questo cappellino. E poi ho preso anche questo maglioncino. Un maglioncino, qui escono fuori queste cose. Rosa, molto molto bon ton, ma anche molto peloso, perché è tutto peloso così. Ma la cosa carina è il colletto, perché sul colletto, sul collo, ci sono praticamente, c'è questa collana attaccata, quindi queste pietre, questi sbrilluccichini, sbrilucciconi, che insomma proprio carino, mi piace questo colore, e mi piaceva anche questo maglioncino. Ok, e il maglioncino l'ho pagato, quanto l'avrò pagato? Indovinate un po'. L'ho pagato 22 pound, in euro sono 25 euro di maglioncino.
e anche e poi ho preso anche un'altra cosa. Questa cosa che ho comprato da Forever 21, l'ho trovata vicino alla cassa quando stavo facendo la fila. Ho trovato questa cosa che non ho avuto tempo di riflettere, cioè presa perché dovevo andare a pagare, quindi l'ho presa così velocemente. Questo aggeggio, non so se si vede, è un piega ciglia, ma non è un piega ciglia di quelli, no? Quella sorta di morsa, no? E questo qui praticamente si dovrebbero, da quello che ho capito però, mettere le ciglia qui, quindi pettinare le ciglia, e questo riscalda e quindi piega automaticamente le ciglia. Adesso non so se funzionerà, se mi ustionerò, cose del genere, spero di no. E comunque niente, l'ho voluto provare, quindi questo qua costa 4 pound e 50, ok, e va bene. Quindi questo era l'ultimo acquisto di Forever 21, andato pure Forever 21. Poi sono andata da Calzedonia a prendere appunto un po' di calzette di collant, e ho preso appunto questi un po' di collant fantasia, molto, questi quanti sono molto coprenti, ma a me piacciono così. Questi hanno i pois grigi. Poi ho preso un'altra fantasia, queste qui, questa è carina, ci sono le stelline, non so se si vedono, sono delle stelline qui così. Poi ho preso altri con i pois, però questi qui sono più leggeri, più trasparenti. I pois sono la mia passione, quindi ci sono pois. E poi ho pensato di provare questo. Questo qui è un tipo di calza modellante, è sempre molto, molto coprente. Vediamo, ha un top modellante, questo dovrebbe modellare la parte della pancia, dei fianchi, così se uno vuole mettere qualcosa di molto stretto e aderente, insomma, non dovrebbe avere problemi. E ok, e queste sono le cose che ho preso da Calzedonia. Yeah! Ciao Calzedonia! Invece da Tiger, stavolta non ho preso nulla per me, ma ho comprato qualcosa per la mia mamma, che mi aveva chiesto dei portatovaglioli per le feste. A lei piace organizzare, insomma, il pranzo di Natale con tutte cose natalizie appunto su, quindi tutti oggettini natalizi, e voleva anche dei portatovaglioli un po' appunto natalizi, e io ho trovato questi qui da Tiger. Spero le piacciono, c'è un fiocco di neve e con questa pietra in mezzo. Non passano sicuramente inosservati questi qua, però insomma mi sembravano carini e spero che piacciono alla mia mamma. Ok, questi adesso non li scaravento perché altrimenti si rompono, li poggio in maniera molto elegante e carina. Non ho finito qua la mia spesa, perché poi sono stata, scusate, esco dall'inquadratura, rientro in giro, sono andata anche da TK Maxx, e da TK Maxx avevo trovato un vestito bellissimo, mi piaceva tantissimo, però poi l'ho provato e ho visto che era rovinato, e allora niente, vestito non ve lo faccio vedere perché non l'ho comprato. E ho preso questo invece, che è veramente ho detto forse lo regalo, forse lo regalo, forse lo tengo, mi sa che lo tengo questo, perché voglio provare. Dentro questa scatola con l'alce natalizio, e qui la formina sempre a forma di alce, c'è tutto il necessario per creare dei biscotti natalizi al cioccolato e spezie. Quindi come regalo è carino, quindi può essere un'idea regalo simpatica, però voglio provare, prima proverò il contenuto, vediamo se i biscotti sono buoni, poi magari compro un po' di questi e li regalo. Poi ho comprato la tazza natalizia, perché volevo una tazza per il Natale, e ho comprato questa tazzina qui. È una tazza con un pettirosso sciatore, ed è in rilievo questo pettirosso, quindi è carina. Dietro ci sono gli abeti, delle stelline, fiocchi di neve, insomma, per Natale sarà la mia tazza. Poi sono stata in un altro negozio che si chiama, questa è la busta, si
chiama Paper Chase ed è una sorta di cartolibreria, quindi ci sono tantissime cartoline, perché qua si usa molto scrivere cartoline, bigliettini d'auguri, bello, e quindi è pieno di tutti questi di queste cartoline, però ci sono anche gli addobbi di Natale. E in questo negozio io ho comprato tutti gli addobbi per il mio alberello. Magari vi farò un video su questi addobbi. Ho comprato anche l'alberello lì e oggi ci sono tornata perché ho comprato altri addobbi. Allora, sull'alberello ho messo questi uccellini con le paillette. Sono tanto carini, cioè hanno sotto una mollettina, quindi si attaccano sui rami dell'albero. E quindi io ho decorato così questo albero, perché l'albero l'ho preso là e siccome vendevano tutti alberelli piccoli, così non hanno alberi grandi, solo alberelli piccoli, avevano di conseguenza anche le decorazioni proporzionate all'alberello, e quindi erano tutte piccoline. Allora, queste qui io le ho applicate là, però mi sono piaciute così tanto che ho detto le compro, me le compro anche per la casa in Italia, quindi io tra poco me ne torno a casa e quindi farò il mio albero a casa mia in Italia, e ho voluto comprare altre decorazioni, appunto un doppione di quelle che usate lì, per il mio albero di casa, che non è un albero piccolo come quello, però queste decorazioni qua secondo me stanno bene, soprattutto sui rami, quelli appunto vicino al vertice, perché insomma possono... Beh, secondo me sono carini proprio da mettere lì, si vedono di più. E poi ho preso anche queste altre che sono delle palline piccolissime, micro palline di vetro, sempre appunto per il mio albero a casa in Italia. E è carino anche la confezione di questi di queste palline. Queste qua le ho pagate 4 pound e sono... quante ne sono? Ne sono 25. Hanno questi colori un po' particolari, satinati, e questi invece gli uccellini sono 10 uccellini e li ho pagati 8 pound, questi uccellini qua adorabili. Poi vabbè, ho preso anche queste che sono delle perline, è un filo praticamente con queste perline qua argentate, e le userò per quell'albero, perché volevo metterci qualche altro festone, e quindi queste qua mi sembrano ideali. E queste le ho pagate 2,50 pound. Quindi queste sono le cose che ho preso da Paper Chase, insieme appunto all'albero che vedete già montato qui dietro di me. Poi non è finita qua, perché sono stata in un altro negozio a comprare delle candele. Ho preso le famose Yankee Candle, e già l'ho posizionata una di queste. Eccomi qua, yeah! L'ho messa in questo portacandele tutto sbrilluccicoso che ho comprato da Tesco, pagato poco, pochissimo. E questa ne è una di Yankee Candle che ho preso. Questa qui è Mary Berry, sa di non so, un sapore dolciastro, e un po' si sentono appunto questi frutti di bosco, si sente anche qualche spezia, è un sapore un po', ha un odore un po' forte. Io non sono appassionata di queste Yankee Candle, perché appunto il mio problema è che devo azzeccare un profumo che non sia troppo forte, perché i profumi troppo forti mi danno la testa, mi danno fastidio, cioè io accendo la candela e dopo 5 minuti devo spegnerla, aprire le finestre e cambiare l'aria. Però vabbè, questa ho pensato, ok, proviamole, proviamo qualcuna di queste, e ho comprato il pacco, questo pacco. Adesso ce ne mancano due, ovvero questa e un'altra che ho provato e non mi è piaciuta. E questo pacco mi sa che l'ho pagato un 8 pound, penso. Comunque avevo provato questa qui che si chiama Christmas Morning, ma
non mi è piaciuta, infatti anche questa carta ha questo odore fortissimo, non so, ha un odore di pino, di... cioè sentendolo così non è cattivissimo, proprio quando si accende diventa troppo forte e quindi questa l'ho buttata, cioè l'ho accesa, poi ho detto che la butto, conservo la carta perché così se faccio il video mi ricordo il nome di questa candela. Invece un'altra che manca, che ho usato e mi è piaciuta, è grigia e si chiama Candy Cane ed è al bastoncino di zucchero, praticamente quel bastoncino che si ve lo faccio vedere, perché ce l'ho qua il Candy Cane, eccolo qua, a me piace molto, è molto una delizia. E quindi quella sa di zucchero, è grigia, sa di zucchero ed è veramente buona, mi è piaciuta. Poi qui ci sono quest'altra che è Savor of the season savor. Non so, il sapore della stagione. Questa pure è forte, non mi piace. Mi sentono un sacco di spezie, ma non sono quelle spezie che piacciono a me, tipo la cannella. Sì, sicuramente ci sarà la cannella dentro, però non lo so, la sento troppo. Anche questa mi sembra troppo forte. Magari proverò ad accenderla, poi la butto, però. Quest'altra invece mi piace. Questa è fresca, questa si chiama Sunlight on Snow. C'è anche l'immaginetta. E questa ha un buon odore, appunto, di qualcosa di fresco. Non saprei identificarlo, però questa forse mi piace, perché ha un sapore appunto fresco, un odore fresco e delicato. Quindi forse questa mi piace. Abbiamo trovato una che mi piace. Quest'altra invece è Christmas Treats. Questa è l'immagine. Allora, questa è un po' dolce, ma non è dolcissima. Ha un odore, non so, forse sento qualcosa tipo zenzero? Possibile? Comunque, questa forse mi piace, questa è un'altra che mi piace. Quindi di questo pacco salvo queste qui e quella che non c'è, che ho già usato, che è appunto Candy Cane. Queste due le proverò, mi piacciono. Le altre non lo so, le provo poi nel caso le defenestro. Ok, poi il mio shopping non è finito qua, perché sono andata anche da Super Drug. Super Drug è la Super Drug che cos'è? È una profumeria. Allora, ho trovato questa pochette, non è carinissima, di Zoella. Dentro è rosa, troppo carina. E di queste ne ho prese due. Una è per me. L'altra voglio organizzare un giveaway, quindi sarà per voi. E ho comprato anche altre cosine, però che saranno per voi, ma ve le farò vedere a tempo debito. Intanto questa è un'anticipazione. Questa bella pochettina simpatica. E poi sempre per me ho comprato queste lime per le unghie coniglietti, le rose e scoiattolo. Carina. Poi ho preso voglio provare questo blush di Mua. Si chiama questo qua, Bonbon. E niente, mi sembra appunto un colore molto portabile. E niente, lo provo. Costava molto poco, un pound. Poi ho preso questi sono dei lip balms. Però sono carini perché sono natalizi. Cioè, li apro così ve li faccio vedere. Comunque, c'è anche qua, mi pare, il coniglietto. Ok, apro tutto, scardino tutto, questa bella confezione. Allora, ce n'è uno con il squirrel, cioè il
come si chiama? L'ho detto prima, lo scoiattolo. Lo scoiattolino. Poi ce n'è un altro con qui la renna con il fiocco rosa. E ancora un altro con il coniglietto. Sono carini questi. Mi sembra che non siano profumati. Comunque io ne faccio un uso spropositato di burro cacao e quindi li ho presi perché oltretutto mi piaceva la confezione, quindi l'estetica ha avuto la meglio. E poi ho comprato tre smaltini, cioè uno veramente non è uno smalto, perché questo sì è lo smalto, però è il top coat. E sono di Berry M, una marca di smalti che mi piace tantissimo. Costano £3.90 l'uno, più o meno, a volte anche £2.50, dipende. E questo qua è il colore rosso che io indosso, mi piace proprio tanto, l'ho dovuto provare subito senza aggiustare le unghie né niente. Ed è, ops, questo qui, si vede? Praticamente è super glitterato e sembra di avere le unghie come appunto certe palline di Natale. Bellissimo, a me piacciono tanto. E questo qui si chiama Sparkling Ruby ed è il numero 543 ed è proprio per natalizio della collezione di Natale. E della collezione di Natale ho visto che Berry M ha fatto soltanto due colori, questo qui e poi un altro che è un viola con tante pagliuzze dorate dentro, quindi è cangiante e viola dorato, però per Natale mi piaceva di più insomma il rosso. E poi io ne ho provato un altro, questo ancora veramente non l'ho mai indossato, ed è verde, questo verdone, non so se si vede bene, però è un verde che ha qualcosa del verde smeraldo insomma, e si chiama Black Pistacchio 537 Berry M. Quindi questi erano gli acquisti da Superdrug. Ciao Superdrug. E però per finire sono andata a comprarmi dei giornali, perché inizia il weekend, sicuramente domani avrò tempo di starmene un po' a casa e leggere qualcosa, quindi però volevo leggere qualcosa di non troppo impegnato. E allora ho comprato i settimanali, quelli molto femminili, e comunque in questo periodo mi piacciono perché sono tutti a tema natalizio, quindi sono interessanti da questo punto di vista. Ho preso Glamour, che aveva il prezzo solo di £1, quindi ottimo, direi. Ho comprato la Bibbia dello stile Vogue. E Vogue, che naturalmente ho già scartato perché ho cominciato a dare un'occhiata, dentro ha una gift guide, quindi una guida ai regalini, e poi questo altro inserto, sempre con tutti i regalini. No, questo, sì, è più o meno, vabbè, con lo stile natalizio. Wow, guardate che scarpe, gioiello, scarpe gioiello. Ok, sì, praticamente ci sono un po' di cosine anche qua, insomma, i regali di Natale. Interessante, molto interessante. E quest'altro che sarà allora? Ah, anche questo. Qua ci sono le borse, quindi questa è effettivamente una pubblicità, una pubblicità di una marca di borse. Va bene, e poi ne ho preso anche un altro, e questo l'ho preso perché mi piaceva la copertina, perché non conosco questa rivista Look, e nella copertina c'è una bella modella curvy, quindi, e dentro c'è l'inserto appunto con tutti i vestiti per le signore che sono curvy. E niente, quindi mi interessava, ho detto ok, proviamo a prendere anche questa. Insomma, ho un po' di cose da leggere questo weekend,
Vi voglio fare anche il video di Natale, quello, il video tag di Natale, spero insomma di riuscirci. È un video che è stato ideato da Parmigiano Insieme, si chiama il canale, lei, la ragazza simpaticissima che tiene questo canale, si chiama Gianina. Quindi io prossimamente farò questo video, ti saluto Gianina, grazie per l'idea e per avermi invitato. Ok, io vi saluto, devo mettere a posto adesso tutte queste cose, voglio provare questo aggeggio. E niente, ci vediamo al prossimo video. Se questo video vi è piaciuto mettete mi piace, se il canale vi piace iscrivetevi e ci vediamo la prossima volta. Ciao!